subito dietro le quinte a non fare troppo abusivo, perché altrimenti non mi sentite, lo dico sinceramente. Allora, abbiamo invertito, io e Flavio abbiamo deciso di invertire le elezioni, ovvero avevamo previsto di fare la torta di formaggio, pizza di formaggio adesso e poi la frolla nel pomeriggio. Facciamo al contrario perché abbiamo bisogno di farvi evitare l'impasto, quindi ci vuole un po' di pazienza. Adesso parliamo, spero, in maniera ugualmente interessante, parliamo di Flavio. Qui mi manca lo zucchero 1, tutta pesata. Allora, parliamo di pasta frolla. Se ieri, allora, se ieri abbiamo giocato il discorso legato ai vigneti, alla pasta da choux, a tutto quello che non si deve fare per fare la pasta da choux, e poi alla fine vengono lo stesso, oggi invece magari torniamo in una didattica un po' più canonica, un po' più scolastica, usiamo questa espressione, e andiamo a vedere quella che è la differenza tra le frolle montate e le frolle invece tradizionali. Allora, le frolle si dividono sostanzialmente in tre categorie. Come sempre vi prego, in questo momento non esitate, alzate la mano, datevi qualcosa, insomma, interrompetemi, sarò felice di farlo. Le frolle, che sono l'ennesima variante della sinfonia acqua e farina, in un certo senso, e subito qualcuno dirà non c'è acqua, no, c'è acqua, ricordate che sono ottenute mediante burro, inserimento non obbligatorio perché le uova non sono un ingrediente obbligatorio, però il burro contiene acqua, quindi possiamo far tornare nel gioco dell'acqua e farina, quindi l'ennesima variante di acqua e farina. Pasta frolla, abbiamo frolle magre, frolle medie, frolle grasse. Sono le tre categorie, macro categorie, io adesso vi parlo un po' da insegnante di scuola alberghiera, in maniera molto schematica. In realtà ci sono molte più sfumature, ma a noi non interessa. Perché vi parlo delle frolle? Visto che voi siete pizzettari, assatanati, dovete anche essere attenti al risparmio energetico. Quindi che cavolo faccio con il forno? È spento e sta perdendo temperatura, lo sfrutto per cuocere i biscotti, questa potrebbe essere l'idea. Nei vecchi locali, quando insomma ho iniziato a lavorare nel forno della pizza la sera, quando iniziava a passare le temperature, il pasticcere metteva i panni di spagna, la temperatura era bassa, la mattina quando arrivava il panni di spagna era cotto, asciutto e perfetto, quindi a costo zero recuperava energia e aveva la linea per poter fare il suo lavoro. Questa cosa mi ha molto colpito, il recupero energetico. Infatti qualche anno fa, tra l'altro, di sicuro mia moglie l'ha comprato, almeno lei, ho fatto un libro su questa cosa. Potevi portarli? Non ce l'ho, perché uno l'ha regalato a lei, uno l'ha comprato, ma voi la può vedere come si chiede. Si chiama il pollo un po' che la motocicletta. Uno regalato a mia mamma, uno ce l'ho sempre il comodino, uno ce l'ha sempre per fare la cosa. No, comunque proprio lì affronto questo argomento. Sono pagine spesse, la copertina viene per fare i filtri, quindi hai parlato di acqua nel burro, quindi si intende un burro normale, non un chiarificato, oppure intende... Burro, allora, merceologicamente parlando, quando si parla di burro vaccino con percentuale di massa grassa dell'82%, titolato, in Italia. Quando si parla di uova classe A, peso 63 grammi, compreso il guscio, ok, di gallina, quindi si dice uova. Quando si parla di zucchero semolato, punto. Quando si parla di farina doppio zero più 260. Questo. Ok, 260. 260. Ok, è il titolo medio, è il titolo medio della farina come. Io sapevo, poi non so, che la pasta frolla va fatta sempre con delle farine molto 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 piccole. Farine di tipo biscotto. Che non devono avere molto glutine all'interno. Certo. Vero. 260? 260 è una farina media. Esatto. Okay. Una farina a biscotto dovrebbe avere un doppio punto da 160.
180, massimo 200. Però come al solito, quello che io cerco di far capire alle persone è che non è tanto quello che sto utilizzando, a parte alcuni ingredienti, come lo strutto, dove lo strutto, ma è la tecnica che utilizziamo per realizzare, io quello che cerco di trasmettervi è la tecnica dell'utilizzo, il paradosso ve l'ho detto ieri, ok? Quindi io a casa, non me ne vogliate, ma nella mia casa ipotetica vado al supermercato, compro la farina della qualunque, non ho un titolo di WQ perché la legge molto intelligentemente non me lo dice, l'unico indice che ho di riferimento è il carico proteico però quello è aleatorio perché senza un alveografo non lo posso, non posso determinare, certo una scala di ragionamento e una valutazione moltiplicando quel valore per 27 sia un valore medio, quindi alla fine io mi ritrovo che ho la farina della Barilla dentro, dentro lo scaffale, con quello ci faccio gli gnocchi, ci faccio il pane, ci faccio la pasta, ci faccio tutto. Ah, ok, allora io non entro, vi potrei dire utilizzate una farina di tipo zero, perché? Perché ha un carico di assorbimento d'acqua differente e ha un residuato di ceneri e di scorie che aumenta la palatabilità del prodotto. Però è inutile che vi dica questo perché so che queste cose le sapete già. Quello che vi voglio dire però in alternativa, allora, adesso abbiamo parlato delle tre tipologie di frolle, noi adesso andremo a fare una frolla grassa, ovvero una frolla sardella con proporzione di massa grassa rispetto alla farina e alta, attenzione, mentre la percentuale di zucchero è più bassa. Allora, per determinare la croccantezza delle frolle, a prescindere dal tipo di farina che utilizziamo, noi abbiamo esigenza di tarare, di settare la massa grassa e la massa della componente zuccherina. La componente edulcorante che utilizzo nell'ambito dell'impasto, per riallacciarmi un po' a quello che diceva Maurizio prima, ha una duplice valenza. Siccome sto utilizzando una farina debole, ho bisogno che ci siano parti proteiche, nel caso dello zucchero non ce ne sono, però abbiamo l'uovo, quindi parte proteica che denaturando per effetto del calore, la reazione di Maillard, bla 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 bla, effetto crosta di pane, colore, piacevolezza alimentare, e ho bisogno dello zucchero che come il sale asciuga l'impasto e lo rende croccante. Attenzione però, la pasta si chiama frolla, non si chiama pasta croccante, sennò si chiamerebbe pasta croccante. Quindi la difficoltà in base alla farina che compro abitualmente è quella di capire quali sono le proporzioni. Una frolla canonica si misura in questo modo: un chilo di farina, 500 g di burro, 250 g di zucchero, 125 g di uova, un aroma. Punto. Che cosa posso eliminare? Posso eliminare l'uovo, posso mettere solo gli albumi, posso mettere solo i cuorni, posso mettere, non ce lo metto, posso mettere al posto dell'uovo qualora qualcuno avesse difficoltà, posso sostituire l'uovo tranquillamente con una banana matura, sì, perché la struttura è lì, è una questione di eleganza, di pesi, va bene. Posso metterci le uova sode, il rosso dell'uovo sodo, quindi vedete quante parti. Quello che serve, la componente uova è soltanto una componente di bilanciamento. Un trucco per avere una frolla migliore che tiene meglio è quella di aggiungere, oltre al burro, quindi caseine, aggiungere componenti come il latte, una punta di latte o meglio ancora di latte in polvere, va ad aumentare la struttura della frolla, non della crocca, come la voglio chiamare, perché la pasta frolla va lavorata in punta di dita. La pasta frolla non stiamo facendo la pizza, non devo determinare diciamo dei legami forti, no, meno riscaldo l'impasto, meno lo lavoro e meglio avrò poi il risultato di scotto. Adesso io vi faccio vedere una frolla montata, che è diverso. Questi qui sono paniteco, vero? Allora, chiedo scusa per questo macchinario che sto usando, mi dissocio, è un caso. Mettiamo il burro. Vabbè, mi stanno sulle palle. Adesso l'hai detto tutto il mondo.
sì, no, non mi capisco, lo scrivo anche sui giornali. Allora, la dose che stiamo utilizzando, non mi hanno mai fatto regalo. Se non avessero fatti non li avrei accettati, ma non è che funziona. Allora, 500 grammi di farina utilizziamo, 125 grammi di non so cosa ci sia scritto, di burro a pomata. Pomata. Sono un analfabeta, no, io ho letto Renato. 125 grammi di burro a temperatura ambiente, 200 grammi di zucchero a velo, 2 uova più 2 buoni. Ok? Quindi vediamo se riesco. Allora, nella prima fase devo lavorare il burro a pomata. Tecnicamente questa è la colla montata, ok? Tecnicamente che cosa sto facendo? Sto ammorbidendo il burro affinché il corpo è il minimo di aria. No. La differenza è della capacità di sciogliere rispetto all'impasto. Ok, qui sto utilizzando la metà del burro, metà del burro, metà del zucchero. Qui sto utilizzando macchinari, di conseguenza ho una lavorabilità migliore. Immaginati come, non so, aggiungere a un impasto, aggiungere della farina della polenta e della farina dello zero. Proprio la resa, l'assorbimento di acqua istantaneo è diverso. Ecco perché qui ho bisogno di farla tirare. Quindi questa è una frolla elaborata, usiamo l'espressione, poi farò vedere che una frolla invece canonica la si fa in 3 minuti. Momento della disperazione completa, poi vi spiegherò di cosa si tratta. Allora, qui per dare una spinta migliore all'impasto, essendo particolarmente morbido, abbiamo preso del lievito istantaneo, lievito chimico. Attenzione, quando si parla di lievito nei dolci, non si parla di lievito di birra, eh? No, perché me lo chiedo, dice, ma quale lievito? Lievito, il lievito è questo, lievito istantaneo, lievito Bertolini, non so come lo... Pane degli angeli, esatto, queste cose qua. Quanto? La proporzione dovrebbe essere di 5 grammi di lievito ogni chilo di farina. Ok? La sua reazione è istantanea, non l'ha immaginato come lievito di birra, che è un lievito organico, quindi è un'altra struttura. Ok? 5 grammi di lievito. Ogni chilo. Ogni 2 grammi e mezzo, sì, ma è un mezzo cucchiaino. Allora, vado ad aromatizzare questa frolla, la vado ad aromatizzare con un'arancia. Questa viene dalle piantagioni di Tony Zingaro, quindi. Piantagioni di arance sul balcone. Arance che e agrumi in generale che non devono essere trattati. E se sono trattati, arrivo, come faccio? Dovete avere molta pazienza, prima pulite con un panno, poi lavate con acqua fredda, non con acqua calda, dopodiché ripulite con un panno e poi lavate con acqua tiepida. Se mettete sotto in acqua calda, mettete l'arancia, gli oli essenziali che sono all'interno del flavelo, ovvero della parte colorata, si diluiscono e quindi l'aromaticità dell'arancio stesso diminuisce. Questo in linea generale. Allora, montato il burro, vado ad aggiungere lo zucchero a velo. Una bestialità. Prego. Non ho il limone trattato, io di solito metto l'olio essenziale direttamente. Va benissimo, se lo, ancora meglio, guarda. Se è naturale sì. Cioè il discorso. Esatto. Il discorso è quello in buona sostanza. Puoi anche utilizzare la pianetta, la vaniglina, puoi fare quello che vuoi. Però insomma, come dico sempre, se sto cucinando per me o per qualcun altro è un gesto d'amore, di conseguenza la monnezza non la dovrei usare, non devo fare così nei costi, non devo fare così, cioè, se devo fare una cosa la faccio bene, ok? Altrimenti semplicemente non ci mettete niente, non c'è nessun problema, ok? Allora, il burro si sta incorporando all'impasto, qui ho della farina, la domanda che mi fanno spesso è chef, ma la farina
farina devo passare al setaccio? La risposta è no, non serve, a meno che, ma voi non credo, non siate da pacco di farina che sta 15 anni dentro lì, però per passare al setaccio dovete passare al bidone, insomma la farina va aperta in questo modo, non è che è una componente viva e vitale, quindi decade. Invece l'ordine di inserimento dei prodotti? In macchina lavori burro e zucchero, poi aggiungi il burro a temperatura ambiente, io per praticità vi ho tritato l'arancia, mi sono perso i quantitativi di zucchero complessivo. Allora c'è zucchero 125 a pomata, non lo so, ma 200 normale? 125 a pomata e 200 normale? 125 e 125. 125 e 125. Io sto lavorando velocemente gli ingredienti con la macchina per un solo motivo, perché non ho ancora aggiunto la farina. Ok? Nel momento in cui aggiungo la farina, siamo rallentati di parecchio, minore l'azione meccanica, minore sarà la formazione di glutine. Per fare gnocchi e per fare biscotti sarebbe opportuno non utilizzare, non impastare in maniera veemente, perché meno glutine produco e più l'impasto sarà friabile. Ma il lievito è essenziale? No. E perché lo fai? È un coadiuvante, aiuta a migliorare la spinta verticale. Io sto cercando di fare dei biscotti, quindi voglio cambiare. Per esempio non serve, anche se molti, se usi delle frolle montate, quindi con una massa di burro particolarmente intensa, hai bisogno di un po' di spinta. Sì, un po' di spinta. Quando c'è tanto burro. Sì, serve un po' di spinta in più. Quindi a questo punto aggiungo le uova. Tutto il vino bianco e le frascate, lo fanno a frascati, e
tutto il tartufo bianco con pomodori salvatici, foie gras, scaglie di tartufo nero, una rivisitazione del filtro la Rossi era vino. Ok, adesso qualcuno dirà ma il foie gras col tonno dove sta scritto? Mosè aveva qualcosa? Chiediamo agli esperti. Signora, io dico seriamente numero, dove sei? L'ottilotte che sei più vicina, dai dai, correggimi se sbaglio, sulle tavole della legge non c'erano ricette di cucina, vero? Quindi adesso faccio un esempio più serio, le uniche cose serie e importanti della vita sono quelle, ok? Se fossimo tutti intelligenti a rispettarle il mondo sarebbe perfetto. Quindi? No, ma non parlavo di una questione di gusto, serio, cioè se l'acido citrico potesse rovinare la vaniglia. Ma no, figurati. No, guarda, credi, è che quando si inizia a dire tutto di tutto, cioè quando alla fine io ti ho detto, io e altri mille abbiamo parlato di sto limone, e uno deve iniziare a dire di tutto, anche che se lo raccoglie sul lato sinistro che riceve dopo l'ombra, è più buono che se lo raccogli sul lato destro. Guarda nel vino. Sono arrivato a un'esasperazione che... Ma anche con la pizza non mi permetto, però... che hai detto? Cioè, capisci cosa voglio dire? Cioè, ma chi l'ha detto? Cioè, nel senso che va bene, sì, se ti piace. Ma chef, ma posso abbinare anche lì, se ti piace? Qual è il problema? Te la ricordi la famosa... Posso abbinare una cravatta marrone... Vabbè, lascia perdere. Aggiungiamo un uovo. No, allora, spesso aggiungo giusto il cacao per dare un colore un po' più, per distinguerlo vagamente dall'altra frolla, ma proprio aggiungo veramente una briciolina. Allora parlavamo di meringhe con il cacao. Sì, stessa cosa. Le uova. Le uova si dovrebbero lavare. Allora, quando le uova vengono, io inizio a lavorare il burro, osservate, non tocco la farina, la tocco meno che posso. Lo stesso concetto della macchina, ok? Grazie. Allora, le uova quando nascono, okay? Sappiamo tutti da dove nascono e di conseguenza potrebbero non essere pulite, molto probabilmente sono sane, perché insomma è tutto l'interesse di chi fa fare le uova che siano adeguate. Ora, vengono sciacquate molto velocemente in fase di confezionamento, molto velocemente, ma non vengono lavate perché il guscio è poroso. Essendo il guscio poroso, le sostanze che utilizza, c'è chi le passa con la mucchina, poi si mangia la mucchina, c'è chi le passa con spicca e spanna, poi si mangia spicca e spanna. Quindi, e anche sul colorante. C'è, infatti, bravo, mi hai preceduto proprio in quello che volevo dire, c'è un sistema di marmorizzazione dell'uovo. Io prendo del colorante alimentare, lo metto in una pentola con l'acqua, aggiungo il rosso dell'uovo, se volete che il porro sia al centro, metterete l'uovo in acqua bollente, se dovete fare semplicemente un uovo solo per fare altre preparazioni mettetelo in acqua fredda, ok? Questa è la differenza. Prima di metto l'uovo e poi lo sbatto leggermente, nelle micro crepe che si formeranno entrerà il colorante, però avrò questo uovo solo con queste venature che ricordano il marmo, è simpatico ma non porta male a casa, cioè nel senso finisce lì, poi hai fatto tutte queste uova, poi ti giocate a pallina. Quindi, il concetto è questo, le uova non vanno lavate, non vanno neanche in frigorifero e hanno una chef life di 28 giorni. Non vanno in frigo neanche a casa? No, nel periodo estivo, quando ovviamente fa molto caldo, allora lì per le esigenze non ha senso di mettere in frigorifero, perché è il posto che ho. Ok? Calcola che non è necessario, sono progettati. Osservate, io utilizzo il tarocco e sto semplicemente, lo sto impastando, ma sto ripiegando la frolla, vedete, mentre parlo, scusate, magari mi perdo dei passaggi.
perché non uso le mani, o almeno le uso il meno possibile, perché se mi vai a sfogare, il burro scioglie a 37 gradi, si scompone con l'acqua e di conseguenza si separa l'acqua dal grasso. Ecco, io inizio a lavorare, come diceva da Boni, in punta di vita e non esercito pressione. Se voi riuscite a vedere, magari la prima fila riesce, il movimento, se questo è lo spessore della crolla, il movimento termina qui, non arriva qui. Non sto facendo niente. Ok? Il passo lentamente incomincia a legare. Vedete? Questo anche se non avessi messo l'uovo. Allora, sarebbe stata la stessa cosa. Io avrei dovuto convinto che serviva per legare. No. L'uovo è l'equivalente dell'acqua, anche se all'interno del corpo abbiamo le cicline che fungono la testa. Se comunque aiutano a assorbire l'acqua. No, l'uovo in una certa misura, cioè, come funziona una recitina? Ha due legami, il legame che è idrofobo e l'altro che è idrofilo, ovvero uno rifiuta e l'altro vuole. Come? Testa polare e coda polare. Perfetto, allora che cosa abbiamo? Abbiamo che uno si legherà all'acqua e l'altro per forza di cose si legherà al grasso, in questo caso, o al principio della maionese. Ok? Quindi l'uovo ha questa funzione, migliora l'impastabilità dell'impasto, ma poi alla fine quando tu non metti l'uovo cambi leggermente le proporzioni del burro? Le vari leggermente, perché certo, perché lì l'uovo lo devi calcolare con... vedete, questo si chiama momento della disperazione. Pasto. E adesso a questo punto di solito mi scrivono su Facebook: chef, ho fatto la pasta frolla. Beh, non usano questa parola, però è proprio il termine corretto. Allora, chi vuole fare questa esperienza? Vieni. Provate a lavare le mani. Ti faccio. Allora, arrivati a questo punto è il panico, no? Ok? Ma è questo il momento che mi dice che devo cambiare il modo di impastare. Voi avete lasciato come ho passato finora, ok? Non stavo facendo lasagne, vabbè, non sapete che sono lasagne, è un impasto di acqua e farina, sì, lasagne a tapputo. Allora, adesso prova a sentire l'impasto, così vediamo che non c'è magia in quello che faccio. È appanicante, sei d'accordo? Ok, allora inizia a fare così adesso, Mario. Però tu vai, premilo solo, non impastato, premilo solo così con le mani, muovilo e rifagli, esatto, premi e rifagli, giralo e rifagli. Ok, adesso fai come sto facendo io, non andare fino a fondo, cioè devi essere, immaginati che sia un bambino. Ok, è molto social. Voglio dare una capocciolina. Sto strangolare. Senti come si lega. Ma senti che è freddo l'impasto. Ok, benissimo. Questo è importante, non deve riscaldarsi. Eccolo, guarda che brutta frolla. Perfetto. Via via che lavora l'impasto. Lui non arriva mai fino in fondo, non la comprime mai all'estremo. Quindi forma un po' meno glutine, non che non se ne formi, si forma, è ovvio, però è meno veemente l'azione meccanica, quindi il glutine che si forma ha una struttura più debole. Ok, guarda, la cattiamo un po', non ci si mi ricordavo il peso, non mi ricordavo. Andare a riposare, no? Guarda, mi avanzo, perché come dicevo un grande maestro che mi ha insegnato, guadagno sta qua, ve lo dico sempre, ecco qua, semplicemente la chiudo, abbiamo fatto la pasta frolla. Okay. Domande, posso congelare la pasta frolla? Risposta, sì. Come la congelo, così? No. Allora, quadrata, bella risposta, brava, eccola lì. Allora, me la devo mettere in modo secchiona. Allora, guardate, se io dovessi fare dei biscotti di frolla pezzenti, vi
farei in salamotto e poi congelerei. Una volta congelato, quando li voglio fare, prendo il pezzo di frolla col coltello, zazzazza. Se io dovessi fare, calcolate che con un mezzo chilo di frolla faccio un paio di crostate da 26, senza copertura sopra, vi faccio dei rischi in questa maniera. Ok? E li butto. O in frigorifero affinché il burro li tiri, oppure li metto in congelatore. Li decongelo non sul lavandino, non perché ho fretta, li butto nell'acqua calce, vedo delle cose, il microonde, no, serve, cioè, attenzione, il microonde, il magnetron del microonde manda in ebollizione l'acqua, quindi è troppo alto, ok? 82 gradi, vi ricordate ieri il discorso che facevamo sulla flocculazione, quindi va la fana di coppa. Non va bene, ok? Allora a questo punto prendiamo l'altra frolla che non avevo dimenticato e andiamo a fare due biscottini, così li buttiamo in forno e fa uno snack dolce. Ma scusa, prego. E se io invece facessi già da tirarsi, facessi gli scampi di biscotti? Istantaneamente? No, per congelare, per il discorso di congelare. Sì, però il problema, sempre riallacciandomi, scusi, io chiedo scusa se mi ripeto sulle cose. Il problema è che quando io sono in pasticceria e faccio un lavoro del genere, in cucina, cucina professionale, ho degli strumenti che mi permettono di mantenere il grado di umidità relativa in maniera costante. Relativa costante, il grado di umidità costante. Se io non seguo queste, se io non seguo queste dinamiche, ottengo che il prodotto via via si, una parola impropria, scusatemi, ma dà l'idea, si liofilizza, ok? Ovvero perde liquidi perché il congelamento, cioè la camera, l'umidità contenuta all'interno dell'alimento fuoriesce essendo debole, ok? Essendo poco spesso. Quindi l'ideale è preparo i biscotti, li cuocio. Oppure non li posso preparare subito, preparo le teglie, la massa, la tengo in frigorifero, oppure prendo il biscotto, lo abbatto, se ho un abbattitore, e poi lo cuocio in forno. Allora, non è quello di ieri, questo è quello di ieri. Per ogni lavoro se ne usa uno. Allora, il sac à poche fate come le pare, io lo tengo così. Ok? Faccio carico e vado a lavorare. In modo che cerco di un piatto o qualcosa, perché altrimenti vedo persone che lavorano così, a meno che non siate figli di Mazinga o di Hulk o Schwarzenegger, vi garantisco che estrudere la massa in questo modo sto facendo uno sforzo notevole. Allora come faccio? Diminuisco, vado col palmo della mano a diminuire, scendo. Quando arrivo più o meno al poter toccare indice e pollice, vado ad effettuare una strozzatura. In questo modo la pasta qui si tira e la pressione necessaria è praticamente nulla. Ok? Ricarico e vado a fare, non lo so, adesso mi voglio fare questa forma. Ma non ha importanza. Sbaglio, non mi piace quello che sto facendo, cancello, ok? Si può fare, perché anche con la pasta da ciò si può fare. Ieri mi sono complicato, il meccanismo è piuttosto utile. Sebbene queste teglie siano antiaderenti, magari preferisco usare la carta da forno perché un po' più pulita. Quindi andiamo a fare gli scotch. E a questo punto che posso scegliere di abbattere, li metto in congelatore un paio d'ore, si scuriscono e poi li metto in mano.
adesso non ho fatto riposare la frolla, quindi i biscotti si abbasseranno, quindi scusate, però se no la lezione diventava mezz'ora basta, anche un'oretta, mezz'ora è il tempo minimo, dipende dal tuo frigorifero. E lì non ci sono, grazie, non ci sono degli standard. No, è solo che se tu metti il biscotto a riposare così si pulisce un po' di più, cede meno nel forno. Vedete, io ogni volta sì, facciamo un'altra. Comunque deve essere freddo l'impasto quando si va a lavorare. Leggermente freddo, sì. E per questo le frolle montate sono un po' difficili, perché se sono troppo fredde non escono. Non le esci. Sono troppo calde, sì. Ma comunque vale anche per la frolla normale. Deve essere abbastanza fredda. Abbastanza, perché se è troppo dura non la stendi. Se è troppo morbida si spezza. Ci vuole un po'. Se si spezza non è gravissimo, perché tu ci metti una coppa. La pezza, sì. Esatto. Sì, è passato. Appena prende colore, perché raffreddandosi si indurisce, ok? Cancelliamo e rifacciamo. Questo lo diamo al priore. Se non c'era un nardino, biscotto? C'era! Fatto la chiara. Bisogna essere in grado di farlo. Dica tutti. Vorrei un giorno avere la tua bravura, insomma. Mamma la. Allora, finiamo. Vai, tu filato, un po' filato di uno. Ok, tutta dentro. Allora. Andiamo. Abbiamo circa 15 minuti. Allora, io ho parlato appunto all'inizio, mentre aspettiamo, vi ho parlato di frolle magre, frolle medie e frolle grasse. Terminiamo il discorso. Allora, io adesso ho tornato circa 160 gradi. Okay. Allora, le frolle magre rispetto alla frolla media, che è quella classica, canonica, quindi su 500 di farina, 250 di burro, le frolle magre hanno una percentuale leggermente più bassa di burro, però hanno una percentuale di zucchero più alta. Vi faccio un esempio: su 500 di farina
invece di avere 250 di burro, magari abbiamo 200 di burro, un po' meno burro, perché 180, però abbiamo invece di avere 125 grammi di zucchero, abbiamo 200 grammi di zucchero. Ok, questo che fa? Più zucchero metto nell'impasto fino a una certa calibratura, più l'impasto diventerà croccante. Se devo preparare una frolla per fare ad esempio, non so, una tartaletta, una pasta alla frutta che deve ricevere un composto morbido piuttosto liquido, oppure che impregno ancora una cioccolata calda, insomma, cerco di farvi degli scenari, non posso fare una frolla grassa, una frolla sabbiosa, devo fare una frolla magra, perché deve contenere questo composto che andrò a versare all'interno. È proporzionale la diminuzione di tutto? No, ci sono dei calcoli, però sinceramente sono calcoli che vanno fatti, cioè, si usano a livello di pasticceria, a livello industriale, non vale la pena di perdersi in questi calcoli a livello. No, è abbastanza ottimo. Un'altra cosa da fatti la tua dose, io sul mio computerino ho un centinaio di dosi diverse di frolla, per ogni preparazione di biscotteria o di quello che sto facendo, preparo una dose, mi segno anche la marca della farina che ho usato, la marca del burro che ho usato, perché cambia. Adesso andiamo verso l'estate, il burro è cambiato, non so, tecnicamente io lo so, però comunque il burro è diverso, ok? Sì, tende a essere meno grasso perché gli animali iniziano a mangiare non più solo i sigari, iniziano a mangiare anche questo, di conseguenza la componente grassa diminuisce leggermente, attenzione. Il titolo è sempre lo stesso perché la titolatura del burro avviene in maniera meccanica. Una vacca di razza Jersey produce un latte intero, non so, a 4,7% di grasso di burro, tipo una roba così decremata sotto la panna, una pezzata rossa, ecco, andiamo alla pezzata rossa o una brunatina piuttosto che una limousine, piuttosto che una simmental, che non è quella in scala, per citare dei nomi, producono altri titoli. Allora cosa fanno? Raccolgono tutto, decremano portando al titolo e poi 3,5 grammi è il titolo del latte intero. Stessa cosa per il burro, stessa cosa per la panna. Se andate in Francia e fate la frolla, loro utilizzano un burro un po' più grasso, no, con meno acqua, diverso, ok? Anche un punto di fumo differente. Tu mi hai parlato del burro chiarificato. La chiarificazione del burro è un processo mediante il quale, lo spiego magari se qualcuno di voi non dovesse saperlo, incredibile, stanno meglio i biscotti. Certe volte mi chiedo come faccio. È la mia vicinanza. Secondo me è la Lunardini. È l'influsso positivo. No. Basta questo, no, poi allunghiamo troppo. Non vorrei annoiare le persone. E stiamo spiegando la chiarificazione. La chiarificazione che cos'è? È un processo termico che va a indurre la flocculazione delle proteine, delle caseine all'interno del burro. Cosa che ieri vi ho detto, quando andiamo, riscaldiamo, andiamo a determinare una denaturazione delle proteine, per effetto del calore, le caseine che sono contenute all'interno del burro, l'espressione che usate è flocculare, flocculano, ovvero si trasformano in fiocchi, paradossalmente, che possono gravitare verso l'alto o precipitare verso il basso. A quel punto, questo processo si ottiene mettendo due pentole, una con l'acqua e l'altra col burro, metto a bagnomaria e aspetto. O nel microonde? La temperatura è alta perché non devi superare una certa. Il problema è il microonde. Il problema è il microonde, è ottimo il microonde, viva il microonde. Stai riprendendo? Scherzavo. No, seriamente. Il microonde va benissimo per alcune cose. Per esempio, se devo temperare il cioccolato con il microonde, viene bene. Ok, ragionevolmente, però se devo fare un creme caramel, nel
microonde in 5 minuti è pronto, un bulette, un attimo, perfetto, ma se devo chiarificare il burro non va bene perché è troppo violento, è troppo violenta la temperatura, supera i 100 gradi, manda all'ebollizione l'acqua, ok? Allora io metto il microonde, aspetto questa schemetta che si forma, la tolgo e la butto, ok? Quando dopo ci vuole almeno un paio d'ore il burro, lo vedete, diminuisce leggermente di volume, a quel punto sempre la fiamma accesa, bagno Maria. Poco dolce, lascio andare, a quel punto non è vero che è evaporata l'acqua, non è evaporato un cavolo, non è evaporato niente, perché l'acqua è ancora lì, perché non sta bollendo, ok? Però avviene una cosa, per effetto del riscaldamento le fasi si separano, l'acqua precipita e il grasso sale. Allora che cosa fate? Prendete una bella bottiglia d'acqua, versate dolcemente il burro all'interno, cercando se rimane un po' d'acqua separata lasciatela fuori, dolcemente la girate perché la zangolatura, ovvero la frizione, il movimento riagglomera le parti grasse, le parti acquose, a testa in giù, lo mettete in frigorifero, lo lasciate indurire di nuovo, avrete cosa? La parte grassa in alto, l'acqua in basso, le proteine se ne sono andate, levate il tappo, scende l'acqua, prendete questo burro, tagliate la bottiglia, scaldate leggermente, avete un burro chiarificato. Che ho sentito dire qualcuno, anidro, non è vero, perché c'è ancora dell'acqua sul capo che così lo levate tutto. Ma che cosa accade? Accade che, ci siamo quasi, accade che il punto di fumo, essendo e di conservabilità, variano. Il punto di fumo di un burro canonico è circa 130 gradi, di un burro chiarificato arriviamo ai 160 gradi tranquillamente. Tant'è vero che si possono effettuare piccole fritture, devo dire che sono anche buoni. Tutto questo discorso che ho fatto non vale per la margarina. La margarina esiste, noi siamo persone rispettose e pertanto rispettiamo anche la margarina. Ok? Detto questo, esistono anche i milanisti, quindi io li rispetto, però non vuol dire che poi le voglio in casa, sono interista, e mi faccio io. No. Ora, c'è il peggio nella vita, no? Essere interista è vivere a Roma. 10 anni non poter dire forza Inter. Scusate, mentre aspettiamo vi racconto una cosa. Io ho abitato 10 anni a Centocelle, epico e mitico quartiere romano, ok? Mi sento romano nel cuore. Quando la Roma vince lo scudetto, ok, alla faccia dei laziali, noi facciamo un catering dove hanno fatto la festa della Roma. Arriva Rai 3, su 150.000 veri romanisti che avrebbero avuto l'onore, il diritto di parlare della loro squadra, vengono a intervistare me. Che è la maglietta del... No, che è un po' ogni tanto, figa, cioè non va bene, no, è sbagliato. Allora, cosa ne pensano? Io che sto al calcio come l'acqua sta all'olio, non so dirvi il nome di un giocatore che giochi nel campionato italiano, Mazzola. Se è aggiornato, se è aggiornato italiano che gioca nell'Inter. Non lo so, non so, allora vedi, non sono l'allenatore, non so niente. E io rimango lì un po' imbambolato. E sì, allora il mio collega là dietro, Forza Roma, gli occhi, Forza Roma. L'avreste detto. Forza Inter, voglio dire, sei come San Daniele nella Fossa dei Leoni, che gli dite? Forza Inter! No, bisogna essere saggi nella vita. Finisce questa manifestazione e io torno a casa. Al piano di sopra abitava una signora, il palazzo dove vivevo, la signora Liliana, la quale evidentemente, come tutte le persone di una certa età, dormiva non tantissimo e quindi spesso si metteva a prendere il fresco alla finestra, come guardava che succedeva nel cortile. La vendetta non vale. Io arrivo, la guardo e gli faccio: buongiorno signora Liliana, lei mi guarda e mi fa fame. A fame, io faccio: ma che, te non sei dell'Inter, della Roma, sei dell'Inter.
quel palazzo si era rivoltato, io ho dichiarato di essere ho traslocato. Allora, ecco il scopo. Vedete come hanno preso colore, li abbiamo tolti, ok? Bene, hai faticato. Adesso tocca, ascolta, senti che sono scelevoli, guardate, vedete come sono friabili? Ascolta, te la senti? Allora, aia, l'uomo fuoco, esatto, fantastici, malato d'acciaio. Adesso allora io devo partire dalla temperatura ambiente, se superi 30 gradi scollati di fare la foto, cioè bisogna che ricalcherare la temperatura, un'ideale temperatura di lavorazione è di 21 gradi, 23 gradi, poi inizia a percepire le sensazioni di caldo, quindi inizia a cambiare la cosa. E come la lavori? Se io lavoro eccessivamente la frolla, vado a ridurre ogni impasto, voi lo sapete, bisogna andare a bilanciare l'elasticità e la plasticità, ok? Se lavoro in maniera troppo intensa, il glutine che si forma lo rende elastico, di conseguenza, siccome la farina che sto usando è una farina debole, scarsa qualità, si stamperà. Io adesso abbiamo messo lì quella frolla, poi magari oggi pomeriggio quando facciamo la pizza di formaggio la tiro fuori, ne faccio dei quadretti, li butto dentro, così sentite il sapore è differente, ok? Ecco, allora noi ci siamo, se c'è qualche altra domanda. Sì, scusa, nella frolla magra comunque è sempre un uovo? No, rimane quella quantità come quantità standard, però non è obbligatorio, puoi usare solo il rosso, puoi usare solo il bianco, non lo puoi usare per niente, puoi usare un pezzettino di frutta, puoi usare praticamente di tutto. La quantità rimane invariata, è una frolla molto più morbida, hai 60 grammi di uovo, 60 grammi di banana, 60 grammi di cioccolato, 60 grammi, qualcosa che ceda, 60 grammi di burro, aggiungi. Allora, ok, spezziamo il pane, che non sono tantissimi, quindi magari dividetelo con il vostro vicino, e se avete piacere di assaggiare i biscotti, io ne sono contento.